Ho pensato a un'idea folle, 7 ore di macchina, se Post-working. post working per Perché se no non andare. sei una patolla, chi la vuole? Due patolle per me. Siamo arrivati a Sault Ste. Marie e quindi dormiamo. Abbiamo un'ora e mezza. Il trenino è partito. Altre 4 ore e mezza di treno. Siamo tutti pronti, raga. La moquette puzza tantissimo. You booking for 3 adults and 1 child in years. Zero, zero. Buongiorno. C'è Francesca che deve fare un colloquio in questa stanza di motel. Questa è la situa. Lei in una stanza triste. Questa è la situazione. Allora, prima di tutto perché mi piace il mondo delle start-up. E poi ho visto la colazione. Mi è piaciuto molto quello che fate perché effettivamente. Siamo in centro a Detroit, stiamo andando a visitare il Guardian Building, l'storico pilastro di Detroit. E ora siamo all'Art Plaza, dove gli abitanti di Detroit vengono per eventi, jazz o live generici. Ed è data questo nome Art perché l'inventore si chiamava Joseph. Voglio vedere il Canada. Voglio vedere il Canada. Guardalo là il Canada. Aiuta. Ciao Canada! Che mia moglie non vede, quindi se volete donare a chi non può vedere questo bellissimo mondo, donate al 647-765-2838 scrivendo Valentina, per favore, vedi anche tu. Ma io ci vedo, un non da gesto lontano. Può aiutare tante Valentine a vedere meglio questo mondo. Se vuoi essere un focus, dona anche tu. Se vuoi essere un focus. Adesso stiamo andando a fare questa magica experience del trenino, free. Lei ogni tanto arriva così. Dove fai quello della lingua? Tac! E si appiccica. Ci riproviamo, abbiamo cingiato i dollari. DPM. Eccoci, stiamo salendo le scale del Detroit People Moving. Questa è la station Financial District. Lei è confusa. Detroit Pizza, che è quella originale inventata qua a Detroit, e stiamo per ordinare una Sicilian, che è la pizza originale. Che non leggiamo, non leggi ai nostri lettori. Non vogliamo saperlo. E poi prendiamo Dairy Fort, visto che la Fort è di qua. E poi prendi il bagno fancy di Buddy's. C'è un odore di
caramellina, sai quella frizzante che è vero. Come si chiamavano quelle frizzi però bagno super nice, è un po' sporchino ma carino. Lavaggio mani approvato perché c'è il sapone. E vediamo, frizzi frizzi. Vediamo se funziona. Prova. Feel the power. Vai. Però useremo questo. Non ce l'ho più. Sono altre fritte bisunte, colate. Cioè. Sicilian. Yeah. And then here's the pork. Okay. Thank you. Volete ordinare un'altra? Questa è la Ford. Tony? No. Questa sembra un polpettone. Non per di più la Sicilian. Allora, pranzo finito e il totale è 56,01. E si sono messi già la mancia di Vestivergento. E niente, cosa ne pensi, Fra? Meglio di quelle di Chicago, almeno. Comunque, tra tutte le pizze che abbiamo mangiato nell'ultimo anno, direi che questa non era mancata. È mangiabile e non è unta come uno può pensare. Me lo aspettavo molto più unta, più tutto. E vabbè, dai. Provate la Detroit style pizza, però da Patty's, perché è lui che l'ha inventata, quindi diamogli questo riconoscimento. Stai male con l'originale. Allora, adesso andiamo qua al Ford a vedere il concessionario. Quale fanno? Per la modica cifra di... Mia moglie non c'è dato un giorno in più. E tua moglie deve lavorare. Non so quanto sia environmental safety questa cosa. Guarda, anch'io voglio fare il giro di trenino. Mia moglie non ci ha voluto portare. Guarda, io ti ho portato, guarda, ti ho portato a vederlo. Sì, ma non mi fai vedere l'experience. Siamo al museo di Harry Ford, non vedremo, però non capiamo neanche dove la cosa che ci stiamo perdendo da 10 minuti. Perché cazzo devi andare tipo a Detroit? Devi andare a Chicago e poi tornare indietro. È enorme. Ecco perché ci metto un 4 ore e mezzo, fra, te l'ho detto io. Di cui 3 e mezzo sono solo per andare a fare il biglietto e poi mezz'ora. Poi mezz'ora per visitare, no? Qua, lì c'è la gente. Eccola. Allora, gruppo vacanze? Sì. Seguite lo smart thinking. Ci fai da guida, raccontaci la storia. Fra, raccontaci un po'. Non sono preparata. Male. Mia moglie. Oh, c'è un. Vabbè, un portaocchiali vuoto. Giovanni ci serve? Un portaocchiali vuoto. Portachiavi. Portaocchiali. Vabbè. Grazie. Da qualche parte. È clearance. Non ce l'ho le mani. C'è la pagina sopra. In grande. Cos'è che cucinate? Pescia. Tony si è dimenticato la macchina fotografica mentre cazzeggiava. Amore, segna da andiamo via insieme, voglio questa casa. La dinamica house, quella varietà che metti a me io ti vedo. Lava, schiava. Che stronzo. 1990-1919. Ricordi quando le carrozze, le automobili andavano sulle strade. Ed to win your record machine. Went to science movie for fun. Ah, perché i film erano silenziosi. Te lo ricordi? Quando tu sei nata nel. Tu te la ricordi tesoro, quella dal 1918. Valentina! Cosa hai imparato oggi?
cover the back of your neck with your hands. You remember, duck and cover. Ok, so... Cosa vuol dire questo? Che devo coprire la mia tech. Ok, corretto. E questo... che stato è questo? Quella... Italia. No, è l'Angola! Occidentale! E l'Angola, Vale! E l'Angola! E l'Italia! Hi! Hi, how are you? My name is Francis. I would like to order some pizza. Pizza? Which pizza would you like? Detroit pizza. The, so? The greens, the greenies. Anyways, fuck you. Questa è la rivoluzione industriale. Sì. Sai qua? Sai qualcosa? Amore, non ho ripassato oggi, però non ho queste figure. Nel 1700, nel tardo 1700, inizia la rivoluzione industriale. C'è il boom delle fabbriche, il boom delle macchine, il boom dell'innovazione tecnologica. Adesso andiamo alla parte eroi del cielo. Cosa ci dici, Fra, degli eroi del cielo? La fame in una... Quelli siamo noi tre. Ci restano un'ora e un quarto. Ragazzi, siamo messi un quarto. Sì. Siamo più o meno a metà, eh. Sta venendo mal di testa, guarda, guarda. Cos'è? Ti dico così. Guarda per, non lo so, un minuto e poi girati e vedi che gira tutto. Certo che dobbiamo farlo. Molte versioni. Allora. C'è molte versioni. Tu quale fai? Quella scritta? No. Non mi ricordo come si faceva. Uno sembra un cardo. Tony ha fatto... Aspetta, vieni Tony che ti fai vedere il tuo pike. Tu hai fatto quello dell'Air Force americana, guarda. No. Abbiamo il cargo, facci vedere il tuo cargo. Bello. E abbiamo l'Air Force One. Vai. Aspetta, vediamo chi ce l'ha più. Vai. Lungo. Vale, io non l'ho visto passare. Oh. Guarda mio marito quando ce l'ha lungo. 12 centimetri. 12 inches. Amore, fa niente, non importa, apprezziamo il tuo cargo. È arrivato un aeroplanino di freddo. Siamo alle parti Driving into America. Prima abbiamo fatto questa parte qua. Ok. Abbiamo fatto? Questa parte qua. Ok. Ci manca ancora dobbiamo... tutto il resto. La parte sotto. Guarda, la Fra ha deciso che ci sposiamo qua. Chiesa in Messico. Chiesa in Messico e poi Driving in America. Detroit. E poi prendiamo però... tutto anche l'appezzamento di terra, diciamo quanto costa. I 90 tutta... acri. I 90 acri, come ogni buio vogliono. Ah, oddio, M&M. C'è puzza di treno triste. Siamo su un treno, ma con la locomotiva. Non ho capito dove domino che dovrebbe essere adesso per guidare questo treno. Sì. Ah, ok. Dello spostatreni tutto il giorno. Bello. Apri. Non mi interessa quando vengo pagata. Voglio avere esperienza nei trenini giocattoli. Bello. Investi nel tuo sogno, tesoro. Guardalo lì, lui come comanda. È un po' fletto dalla vita. Ok, c'è H&W. Piccolino. Ciao mamma, sto andando fuori. È comodo. Sono comodissimo.
Sono davvero super comodi, vero Tony? Non me lo aspettavo. Vuole mangiare bene, quindi c'è il couscous clan vicino all'insalatissima di mare. Adesso scendi. Ipson, guarda. Cos'è sta roba? No. Cioè, ma che bella zona che è. Allora, adesso stiamo andando al Banco dei Pegni. Com'è che si chiama ufficialmente? American Loan and Jewelry. Di Banco dei Pugni. Sei una zona magica. È troppo magica. Fin troppo magica. Vabbè, anche qua. Però è tutto vestito super elegante. Sulla sinistra. Minchia. Ragazzi, siamo qua. Ma dove vi ho portato? Mamma mia, attenzione. Ma hai visto quella macchina? Cioè, cavolo. Guarda qua, c'è tutto. Questo è... Mio Dio. Mio Dio, ma dove siamo arrivati? È chiuso qua, mi sa. Tony. No, le sei chiuse. Mio Dio. Guarda quanta gente c'è. Ma questo gli hanno messo l'ingresso di là, però vai, Tony. Se no, veramente non ci posso. Accorma. Non c'è neanche ieri. Ma cosa hai messo adesso? Ho messo la strada per arrivare a Toronto. Ah, ok. Prendi Ferguson Street, poi svolta a destra e prendi... Perché non so dire se le recensioni di sto Big Boy. Se io te l'ho mandato su Google. Però se lo vuoi provare, non l'abbiamo mai provato. Sei in un posto che è comodo. Non lo so, te l'ho mandato sul... E ora una capatina da Big Boy per... C'è. Poi ci suoniamo l'armonica per digerire. Non so, amore, per quello. Questo è proprio il diner, tesoro, come ti piace a te. Diner. C'è lo Swiss Burger. Hai visto che per prendere la... Hello. Three. C'ho tutte le cose in coro. Thank you. Borghese. Assaggiamo le patatine. Non male. È un buon formaggio, però non è un cetta di merda. È cetta sotto. Buono. Allora, esperienza da Big Boy, soddisfacente, ci è piaciuto molto. L'hamburger era proprio buono. E le tizie sono state carinissime. Valeria. Cosa? Le tizie. Vabbè, dai. No, sono state super carine. Soprattutto la nostra tizia. Ma che ti dica tu qualcosa? La nostra cameriera era super gentile e carina. Quindi voto 8 e mezzo. Era buono. Te cosa dici, Fra? Per me era buono. Che votazione gli dai a questo Big Boy? Il Big Boys? 8 e mezzo. Le persone troppo però, sì. Sto esplodendo adesso. E niente, adesso si riparte altre 4 ore e mezza per arrivare a Toronto. Ma prima bisogna passare la dogana. Adesso tra mezz'ora passiamo la dogana. A dopo. Ok, siamo back to Canada. A passare la dogana è stato epico perché la tizia ci fa: dove abitate? E la Fra: Together. E Tony: Toronto. Together in Toronto. E già lì ha fatto un sorriso. Poi ci fa: quanti giorni siete stati fuori dal Canada? E io: 2. E mi fa: ah, che dove siete stati? E io ho già sbagliato il nome perché era Macchina City, Marie, Macchina City, o San Marino, o Canada, o San Marino e poi Detroit. Oh mio Dio, funziona. No, aspetta, e poi ci fa: avete qualcosa da dichiarare? E io: no, niente. E fa: non avete comprato niente. E allora gli faccio: Gemma, dichiarata la marmellata. La marmellata. E non l'abbiamo dichiarata. E mi fa quanto valore? $7. Sì. E è scoppiato a ridere. No, poi ci fa: firearms. Si è scoppiati noi a ridere. E poi fa: avete firearms, peperoncino, pistole.
Poi cos'è che ha detto? A coltellini. A coltelli. Fireworks ha detto. Fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Tabacco, tabacco, alcol. E noi no, no, no. E fa, allora ci ha ridato i passaporti e fa welcome back. Questo è il bagno pubblico di London alle 11:48. Siamo appena passati da London, Ontario. È una cittadina vibrante, era piena di vita. Una vibrante cittadina dell'Ontario. È stato un mix tra Hamilton e una triste Susan Mary. Susan Mary era depressiva. Uguale London. No, London dai meglio. Beh, dai, abbiamo visto sì due tre colonne di gente, ma Susan Mary non c'era neanche la gente, cosa vuoi? Susan Mary era una città senza nessuno. Era una città per noi. C'era più gente sul treno in cui... Sul treno? Ma che c'era? Tanta no, ma dico, c'era più gente sul treno che in tutta la città. Sì, 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 sì. Impressionante. Vabbè. Comunque abbiamo visitato anche London, Ontario. Quindi possiamo essere soddisfatti, o no? Buongiorno, sto andando a riconsegnare la macchina. Ieri siamo crollati, siamo arrivati alle 3 passate, quindi adesso riconsegno la macchina, poi torno a casa e poi si ritorna al lavoro. Good, Andrea. Macchina arrivata.